Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Ho un rapido aggiornamento per il calciomercato del Parma. Allora, volevo aggiornarvi perché c'è poco da dire, a dire la verità c'è poco da dire, però è giusto un sunto degli ultimi tempi. Allora, secondo me, a differenza di quello che la pensano alcuni, sento i vari forum così sul Parma, che sembra che adesso la società abbia finalmente capito e abbiamo uno squadrone ammazza B, ma quasi che già adesso si ammazza B, manca 40 giorni alla fine del calciomercato e quindi in 40 giorni saremo imbattibili. Svegliamoci un attimo perché secondo me state sognando. Ecco, allora per me la situazione è questa qua. Allora, situazione che abbiamo una difesa con le fasce coperte, tra Del Prato, Koulibaly, insomma, Ansaldi, quindi secondo me le fasce sono abbastanza coperte, le fasce, però abbiamo i centrali che lasciamo perdere, cioè non siamo riusciti ovviamente a vendere Osorio, Balog, adesso magari ci riusciremo ad andare alla fine del calciomercato, però al momento questi sono i nostri centrali, quindi centrali da Serie C. Detto questo, quindi se non vogliamo beccare gli stessi gol che abbiamo beccato gli anni scorsi, no, i centrali vanno cambiati. E si vocifera che Cercati possa fare il centrale insieme a un difensore centrale d'esperienza che ancora deve arrivare. Va bene, ci sta. Però il difensore centrale, tipo appunto questo, diciamo, Ferrari il Sassuolo che viene diciamo citato più volte, magari, però adesso io non ce l'ho Ferrari, ok? Non ho neanche un altro centrale validissimo e inappellabile, quindi diciamo che il centrale non ce l'ho. E qui diciamo quando manca un mese all'inizio del campionato, poi oddio, non si sa se inizia puntuale, probabilmente no, però insomma. Se vogliamo andare in A, secondo me bisogna darsi da fare e i giocatori buoni prenderli subito perché dopo, quando arrivi tardi, inutile piangere dopo, quando i giocatori ma sono andati. Comunque, quindi la centrale non ce l'abbiamo, i portieri siamo coperti perché tutto sommato diciamo non ci possiamo lamentare, anche se Buffon non ci sarà più, però insomma abbiamo dei portieri che sono validi per la B sicuramente. Il centrocampo è un oggetto un po' misterioso. Allora, sicuramente è valido perché comunque abbiamo Bernabé, che è una bella conferma. Abbiamo Hernani che è tornato a casa. Allora, l'unica cosa è Hernani per la B va bene, Hernani. L'unica cosa che non è molto veloce. È un buon interditore, però non è certo la velocità la sua caratteristica principale. Poi abbiamo questo giovane, Begic, che viene dalla Serie C, sarà pure un talento, però alla prima uscita sembrava addirittura lento, poi dopo non lo so, però per adesso non voglio giudicare Begic perché appunto vedremo in parte, però diciamo che abbiamo un centrocampo, che garanzie sono anche Stevens, ecco abbiamo Camara che dovrebbe giocare secondo me tutte le partite, e quindi diciamo che numericamente ci siamo abbastanza. Qualitativamente come ricambi no, perché cioè, se si fa male Bernabé, se si fa male Steves, siamo già nella cacca. Cioè noi già aver perso Camara per qualche mese, siamo già mezzi nella cacca, perché almeno uno si fa male, siamo fottuti a centrocampo. Quindi il centrocampo manca almeno due pedine, di cui sarebbe bello avere un fantasista al posto di Bernabé, perché non c'è, e quindi tolto Bernabé la fantasia, la gueppeux. E quindi non mi direte che Begic è Vasquez o Bernabé, quindi ok. E quindi secondo me siamo carenti di ricambi a centrocampo. E poi adesso veniamo con l'altra nota dolente, che è l'attacco. Allora, abbiamo preso Colak, va bene, allora Colak per la B uno non si può lamentare perché ragazzi ha giocato anche un po' in Champions. Ha giocato nei Glasgow Rangers segnando 13 gol in 25 partite la scorsa stagione. Va bene, per la B ci può stare.
Va bene, potrebbe anche essere veramente dimostrarsi un attaccante incredibile per la B, però c'è una cosa, c'è un però, che se si fa male, io dirò, si fa male, dirà, ma perché si deve sempre far male? È semplice, perché nel Parma si fanno sempre male, perché non si sa perché Mihaila non riesce a giocare 6 mesi di fila, ma neanche 2 mesi di fila, per fare un esempio, Mihaila, sono sempre tutti rotti, si spaccano tutti. Allora dico, se mi si spacca Colak, no? Perché magari gioca sempre, magari gioca anche bene, poi si fa male. Io chi ho? Ho Benek, Benedikcak e basta, quindi non ho il famoso puntero, figa la Padula, Torre Grossa, che so, ok? Non ce l'ho, non c'ho che Dira che fa la Toranostro, no, io ho Benedikcak, con tutto rispetto, non ci sta dando le garanzie che deve dare una punta di quel tipo lì. Quindi o Colak, o fa il miracolo Colak, o se no praticamente non c'è più nessuno. Allora serve, adesso pare che il Parma sia alla caccia di Torre Grossa, per esempio, che andrebbe benissimo, comunque per la B non puoi dire ah Torre Grossa non va bene, no, va bene, perché se, poi se c'hai anche lui, allora c'hai da provare uno o l'altro, vedere chi fa meglio, comunque ero in piazza, possono giocare volendo anche insieme. Ecco. Però per adesso non ce l'abbiamo, quindi solita cosa, voi direte, qualcuno dirà, obietterà, ma manca tanto la fine del mercato. Sì, ho capito, ma le squadre forti, i giocatori forti, se l'assicurano subito. Non è che aspettano l'ultimo giorno, perché il miracolo dell'ultimo giorno può avvenire, ma se poi non avviene la stagione, te la comprometti, salvo miracoli, perché i giocatori servono, perché i giocatori si possono far male, perché i giocatori possono non avere il rendimento che ti aspetti. Quindi, che dire, penso di aver detto abbastanza. Quindi in difesa siamo ad aspettare il centrale o i centrali che non ce li abbiamo adesso. Quindi in attacco non ne parliamo perché a parte Ciola che non c'è nessuno di preso. Beh, Partipilo, vabbè, ok, Partipilo va bene, ma non è la punta centrale, ok? Partipilo, quindi Partipilo diciamo ok, non faccio giocare Dennis Mann, non faccio giocare Mihaila, sempre se, vabbè, se è rotto non giocano perché sono rotti, Partipilo sicuramente dovrebbe essere buono come giocatore. Peccato che, ripeto, dobbiamo avere delle alternative e soprattutto ci manca avere una copertura buona. Per quanto riguarda la punta, diciamo, centrale di ruolo, cioè il bomber che a noi al momento lo stiamo ancora aspettando, perché Colak, salvo miracoli, non può essere il nostro considerato bomber da Serie A per adesso. Poi magari ci troviamo a Natale che ha fatto già 12 gol e loro diremo, figa, vedi Colak cosa fa, figa, le butta dentro una dopo l'altra. Però attualmente io sto parlando di garanzie. Noi le garanzie ce le abbiamo solo dai giocatori che ti danno garanzie, che abbiamo già visto che sono giocatori campioni, diciamo per la B sono dei campioni, sono quei pochi, diciamo così. Gli altri sono tutti buoni giocatori, ma ci manca quel salto che dobbiamo fare. Niente, quindi aspettiamo, diciamo, notizie della società, aspettiamo che arrivino veramente. Ripeto, per me assolutamente serve un centrocampista che possa o interdire o anche con qualche dote di fantasia o almeno un fantasista, perché comunque gli altri numericamente ce li abbiamo. Da coprire più che altro l'assenza di Bernabé, ok? E poi niente, e poi la difesa, che deve essere assolutamente coperta da almeno un centrale, ma buonissimo, e una punta, un'altra punta molto valida. Detto questo, vi saluto, vi invito a commentare il video, se qualcuno lo vuole fare, e vediamo cosa succede, e ci vediamo alla prossima occasione. Un saluto dal mago e Forza Parma.